che me lo dice a me. Questa è allora una nuova settimana intensa di allenamenti, e forse in giro c'è troppo entusiasmo, come se questa partita fosse così facile che qualcuno l'ha già per vinta. A mio avviso non è così, e anche forse c'è un po' troppa euforia per la vittoria, per quella che è solo quella di mandarli. Vabbè, ma l'euforia fra i tifosi è giusto che ci sia, abbiamo vinto una partita importante, però noi sappiamo che è una partita difficile, molto difficile, perché giocherà più o meno la stessa squadra, a parte Capello, e giocherà un attaccante fra Chinellato e Guidone, poi gli rientra Pizzi, gioca Mazzocco e Pulsetti in mezzo al campo, perciò è una partitaccia, perché questi hanno vinto 3-1 anche ad Ascoli, hanno perso col Carpi in casa, ma è stata una partita, ci hanno perso giocatori durante la gara. Il Padova è una squadra che è stata costruita per salvarsi tranquillamente, c'è un signor allenatore adesso che è Foscarini, perciò noi dobbiamo prenderli con le molle, stare attenti anche alle virgole e poi vediamo. Franco Segreto. Mister, squadra che vince non si tocca, nelle regge non posso adagio, al di là della segna di questa maniera potremmo vedere almeno 10 successi di quegli schermi di Crotone. Non lo so, vediamo. Non... Io credo che nel calcio, come in tutte le cose, devi anche portare il rispetto a chi si è meritato sul campo certe cose. Perciò io farò le mie scelte, ci sono dei dubbi, c'è gente che non si è allenato tantissimo, c'è gente che rientra dalle squalifiche, c'è gente che si può riposare. Vediamo, non è quello il problema, l'importante è che l'atteggiamento della squadra sia quello di Crotone, che sia l'atteggiamento per portare a casa qualcosa, per iniziare a fare un cammino diverso, perciò noi poi dopo possiamo giocare con i tre dietro, con i quattro davanti, non è quello il problema è l'atteggiamento. Antonio Clausi, cosa facciamo? Mister, quanti minuti nelle gambe a Baclar? Dipende così. No, a parte gli scherzi, con Ala io penso di avere un rapporto molto schietto, un po' con i ragazzi dell'anno scorso, un po' con tutti. Io credo che Ala minimo un'ora ce l'abbia alla grande per determinare un sacco di cose, ed è quello che mi aspetto da lui. Allora che anche lui non si può accontentare in una vita le mezz'ore o i 20 minuti fatti alla grande, lui deve dimostrare di essere un giocatore completo, un giocatore vero, che ha scelto una strada che è quella di rimanere a Cosenza perché si trova bene qui, e che deve dimostrare un sacco di cose in quest'arco di questa partita, perché gioca lui dall'inizio, questo è chiaro. Raffaele Dulce. Mister, è vero che un po' i risultati influenzano sia la classifica, sia un po' i commenti, un po' di tutto il momento, ma la partita con Padova, secondo lei, può essere realmente definita come una finale per guadagnare anche quel pochettino di margine che durante il campionato potrebbe portare la squadra a giocare ancora con più spensieratezza e consapevolezza delle due forze? Ma io non ho mai visto dentro il nostro spogliatoio i ragazzi non convinti di potercela fare, e questo lascia ben sperare. Poi caricare questa partita di 3.000 cose non mi va, onestamente. Io penso che questa per noi sia una partita importante, come lo è per Padova, ma abbiamo tempo e modo per recuperare. È chiaro che se si vince ci permette di recuperare un sacco di terreno rispetto anche a altre squadre, questo è poco ma sicuro. Pippo Gatto. Torniamo sull'avversario. La sua esperienza è stata un 4-3-1-2, anche se è diventato un 4-3 abbastanza simile. Mi mancherà Capello, che era in palo, si doveva stare mettendo dentro, ed era il peggior attacco perché aveva 8 gol nelle ultime 3 partite, dove ha fatto 5 gol, però ne ha presi a 8 anni, ha preso anche 5 gol. L'ho sconfitta in casa, gli dà anche un po' di amaro in bocca. Sì, ma l'abbiamo passata anche noi le stesse situazioni che sta passando ora al Padova, no? Ricordati che questa è una squadra che ha sempre giocato meglio fuori casa,
ha fatto una grande partita a Verona, ha fatto una grande partita ad Ascoli, ha fatto sempre grandi partite fuori casa. In casa è difficile per tutti perché le squadre si chiudono, lasciano pochi spazi, sono pericolosi quando ripartono. Perciò noi dobbiamo fare la nostra, sì, la nostra partita e tutto quello che vuoi, però con intelligenza, con attenzione, no usando la testa e non solo le gambe, perché questa è una partita difficile che va interpretata bene. Bisogna stare attenti a tutto e cercare di vincerla, perché giochiamo in casa e mi auguro che i tifosi ci siano e ci siano alla grande come hanno sempre fatto, ma bisogna stare attenti, no fare gli stupidi e presuntuosi perché si è vinto una partita e pensare di essere bravi. Noi dobbiamo fare una grande partita sotto l'aspetto dell'atteggiamento, della cattiveria, della voglia, della rabbia, di tutte le componenti che ci sono nel calcio, non solo il saper giocare a calcio. Perché sennò poi rifacciamo un passo indietro e poi ci rimettiamo a piangere. Perciò, questa è la verità. Antonio Clausi. Mister, a Crotone è schierato contemporaneamente Dorazio, Garritani, Bucco, Lucini, Baez, Tutino e Maniero. Calciatori, diciamo, molto offensivi nei rispettivi ruoli. Cosa ha determinato questa tua scelta? Perché sono normale. No, io credo in questo tipo di calcio. Io credo, a me è sempre piaciuto, anche nella Juve Stabia il primo anno giocava Erpen, Daniele Vicius, Sau, Zito. Perciò io, secondo me, se copri il campo puoi fare tutto. I ragazzi che hai nominato sono ragazzi di valore, Non è che tutte le squadre possano annoverare giocatori di valore come possiamo schierare noi tutti insieme. L'importante è che si corre, l'importante è che si sacrificano tutti, l'importante è che tengano questa maglia, a questa categoria come teniamo tutti. Tullio Scarpelli, Gazzetta del Sud. Buongiorno mister. Buongiorno. Il Cosenza finora ha domato due squadre che all'inizio del campionato erano accreditate per la realizzazione a parte del Foggia per essere comunque in zona playoff. Quindi vuol dire che è una squadra, proprio come l'anno scorso, che quando il livello si alza riesce a dare il meglio. Ecco, forse questo un po' preoccupa, visto che domani c'è una squadra che come noi è in lotta per non retrocedere. Ma noi, io penso che questo è il nostro campionato. Questo è il campionato che noi, se ci salviamo quest'anno, parliamoci chiaro, perché sennò a volte facciamo fatica, diciamo un altro campionato. Perciò queste per noi sono partite importanti, senza, lo ripeto per l'ennesima volta, senza fare gli stupidi, perché dobbiamo vincere sì, ma tranquilli, ragionando, cattivi, queste cosette che sanno fare i ragazzi quando hanno la giornata giusta e quando hanno l'approccio giusto. Noi non dobbiamo fare gli stupidi e lasciare chilometri di campo agli altri dove poi ci fanno male. Dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo fare un bel calcio perché ci piace giocare bene a calcio con le qualità che hanno i ragazzi, non certo con le cose che non sanno fare. Sulle cose che sanno fare stiamo cercando di costruire una squadra. Non è facile conoscere 23-25 giocatori, non è mai facile, bisogna anche capirli come sono e poi iniziare a costruirci sopra. Speriamo che sia la strada giusta per noi, io ci credo. Va bene così? Grazie a tutti. Grazie, buongiorno.